Bentornati a tutti, io sono Francesca Bruzzone, questa è Radio News 24 On Air, interviste e storie. Oggi vi porto ad Arezzo, nella bella Toscana, se non ci siete mai stati vi consiglio di visitarla, a trovare il nostro Stefano Patriarchi. Ciao Stefano. Buongiorno a tutti, salve, salve. Bene Stefano, tu hai creato da 30 anni che crei in realtà una collezione di gioielli molto molto bella, perché io sono andata a spulciare sui vostri social e sono veramente dei pezzi unici e molto belli. E raccontaci qualcosa in più di come, diciamo, è nata questa proprio questa attività, poi andremo nei dettagli dopo. Senti, la mia attività nasce 30 anni fa, nel 1990. Oggi sono quasi 31, via. Nonostante le difficoltà Vero. che affrontiamo in questo momento, siamo arrivati a 31 anni di attività. Nasci nel 90, ero giovanissimo, 22 anni. Vengo da una famiglia semplice, mamma casalinga, babbo impiegato. Da me un giorno mi iscrivo a Geometry, invece la settimana prima di iniziare cambio scuola, mi iscrivo al professionale orafo, così dal Così, proprio una passione colta all'improvviso. sì, cambio. Mio padre anche arrabbiato, disse: ma come mai cambi, che fai, ma sei pazzo? Niente, mi prese questa vocazione e parto, faccio professionale orafi, che arriva fino alla terza, non c'era neanche la quinta per i tempi. Dopo ho ripreso gli studi da grande, Davanti. frequentando anche l'Università di Architettura di Firenze. Non l'ho finita perché lavoravo, però l'ho Certo, poi è affrontata provando. complicato. Poi Sì, se il perché. lavoro andava bene anche, c'è sempre una spinta più verso il lavoro alla Esatto, a fine. 35 anni mi rimisi a studiare e da lì non mi sono più fermato di studiare. E tutt'oggi frequento sempre corsi di aggiornamento di tutto, e quello è stato il mio trampolino per ripartire, ecco, diciamo. E in Certo. realtà, dopo che lavoravo dipendente, penso, ho lavorato 5 anni dipendente, diventai capomodellista di un'azienda che aveva 100 operai a quei tempi. Ah, però. E dopo mi misi per conto mio all'età giovane di 22 anni. Iniziai facendo i modelli, vendendo i modelli a destra e a sinistra, poi iniziai a fare le prime collezioni e da lì non mi sono più fermato, ecco. Ricordiamo che sono modelli in argento placcati in oro, giusto o Esatto, sì. sbaglio? Poi dal 2005 che abbiamo creato i gioielli della luce, un marchio registrato, come registrato anche Stefano Patriarchi. Anzi, quest'anno abbiamo aperto anche una holding dopo tanto tempo. Dopo tanto tempo. E Bene. niente, i gioielli della luce è una delle raccolte, penso che sia una delle più grandi che c'è al momento in giro, perché raccoglie 1300 modelli, una sessantina di collezioni, tutte attive, su 4000 modelli creati ad oggi. Quindi hanno avuto un ottimo riscontro, Sì, direi. attualmente vendiamo in tutto il mondo. Abbiamo 400 negozi attivi, non granché perché comunque l'azienda è snella, è piccolina, non è grande. Abbiamo laboratori in giro, degli uffici al sud. Però diciamo che così è anche più facile mantenere la qualità, mantenere il prodotto sempre. Infatti, in questo momento che sta attraversando l'Italia, anche un po' difficile purtroppo per tutti, essere piccoli diventa anche più snello gestire le criticità del momento, perché Certo. comunque devo dire, ringraziando il cielo, che stiamo andando benino, dai, siamo Bene. contenti nonostante le difficoltà. Io ne approfitterei per lanciare degli hashtag che noi soliti di On Air lanciamo e direi che in questo caso sono hashtag gioielli della luce, proprio per rimandare a questa collezione ampissima e bellissima perché io l'ho già un po' guardata. E hashtag Italian Jewelry perché siete, cioè, Made producete in Italy, è 100%. tutto made in Italy e Siamo gli hashtag ultimi. gioielli Arezzo che è un po' la zona da dove arrivate. Eh sì. E
Quindi, allora, questa scelta di fare tutto made in Italy è un po' data dal fatto che comunque l'azienda è piccolina, o proprio è stata una scelta voluta? Senti, no, ci siamo concentrati sull'alto valore, cioè noi curiamo tantissimo la qualità del prodotto, non su un prodotto alto, no? Ha una fascia prezzo che parte da 60 euro, ma cioè, diciamo arriviamo anche a 1.500. Beh, ma anche i materiali sono molto pregiati. Anche se il core business è nella fascia media, cioè 250-500, diciamo, nella nostra roba. Abbiamo anche prodotti minori, però diciamo la centralità dei prodotti più venduti è quella della nostra. Perché la gente da noi cerca il gioiello particolare, capito? Certo. Se vuoi ti faccio vedere anche qualcosa del genere, per dire, ho preso qualcosa. Tipo, ti faccio vedere i bracciali facciamo assolutamente. Noi. Ecco qua, questo è un bellissimo bracciale, lo descrivo un po' per chi non vedrà il video, invece chi vedrà il video può già ammirarlo. Questo è un bracciale, fiori di loto, la collezione fiori di loto, perché i nostri, le nostre caratteristiche delle collezioni sono sempre ispirate un po' alla natura e molto solari. I gioielli della luce infatti raccoglie nella sua mission sempre disegni che rappresentano la luce, la serenità, capito? Perché noi non disegniamo cose scure, sempre disegni solari, che, positivi, capito? Comunione fra luce e natura, cioè che poi la luce è natura in realtà, però in senso... Siamo molto attenti anche alle cose che disegniamo, capito? Cioè, ci piace fare delle cose che rispecchiano la madre terra, cioè qualcosa che porti, che aiuti insomma a migliorare il mondo, ecco. Certo, certo, assolutamente. Anche partendo dai disegni, semplicemente dai disegni. Sono dei prodotti bellissimi, io consiglierei di andare a guardare appunto su Facebook Stefano Patriarchi Gioielli e su Instagram Stefano.Patriarchi. Sì, Instagram è premito di tante anche le sfilate che facciamo, esatto. Facebook è un pochino più, in questo momento un po' più indietro, Instagram ci risponde un po' di più e spingiamo un pochino più lì, ecco. Vabbè, certo. E per chi vorrebbe andare un po' a curiosare i vari prodotti, avete un sito web in cui... Abbiamo web immagine, web e-commerce, dove oltre che facciamo B2B facciamo anche qualcosa di B2C, ecco, perché diciamo vendendo in tutto il mondo la gente comunque ci ricerca e è stata una scelta obbligata, insomma. Quindi se volete andare per comprare qualche regalo oppure per... Non manca la scelta, è tutto pronto a consegna, c'è più di 1300 articoli, c'è la linea cuori ora per esempio per San Valentino che può essere carina da regalare, la linea polvere di stelle, bellissima, così ne semplici per San Valentino, per i nostri italiani, con dei prezzi anche accessibili. Veramente, non vedo l'ora di andare a curiosare bene e riuscire a guardare qualcosa anch'io. Va bene. Io ti ringrazio molto Stefano. Piacere. Grazie di tutto e in bocca al lupo. A voi, grazie. Crepi no, che mi dispiace per il lupo. Ciao, grazie.